Bentornato in Abruzzo a Marcello Di Giuseppe, pronti per un campionato in Serie C con il Pineto. Intanto le indicazioni di questo test. Calcio d'agosto. Non ti conosco. Non ci conosciamo, però poi lo spirito è quello giusto, dobbiamo lavorare tanto, ma lo sapevamo, lo sappiamo, e l'autostima deve, è importante, quindi i risultati fanno sempre piacere, fanno bene, sono contento per i ragazzi, per lo staff, per il mister, però è chiaro che stiamo veramente all'inizio e niente, continuiamo a lavorare perché la strada da fare è tanta. Ti chiedo, anzi le chiedo, do del lei al direttore Di Giuseppe, poco fa presidente Brocco, abbiamo detto arriverà una ciliegina a fine mercato, ha sorriso il presidente Brocco. Ma noi domani ratificheremo, sicuramente l'ultima operazione, siamo felici perché Giambè ha ottenuto l'idoneità, quindi sta bene. Ed è un giocatore per noi importante, domani verrà ratificato in grosso, quindi siamo a posto. Su una ciliegina? Ma in grosso è una ciliegiona, non una ciliegina. Da mesi, dai. Io intendo di nomi nuovi il 29, 30, 31 agosto. Ma io il 31 agosto solitamente ho fatto sempre pochissimo, quindi se è possibile mi piace fare prima, abbiamo fatto tanto perché comunque se non sbaglio 20 operazioni sono tante, quindi la squadra la riteniamo competitiva per quello che sono i nostri obiettivi di far bene, quindi siamo felici, siamo contenti così, diamo grande forza e importanza al gruppo e diamo soprattutto la possibilità di lavorare e migliorare perché siamo talmente giovani e mi fa piacere il pensare che neppure io so dove possiamo arrivare e quali margini di miglioramento abbiamo, perché io credo molto in questa squadra, quindi stiamo a posto così. L'ultima da parte mia, Marcello Di Giuseppe. Brocco, quando ho chiesto gli obiettivi, ha detto colonna di sinistra della classifica, quindi playoff, ha sorriso e ci ha fatto capire sì. Detto il presidente. A me piacerebbe il primo posto da sempre, quindi assolutamente sì, colonna di sinistra, ma non è per presunzione, è per autostima, è per ambizione. La vita è questa, quindi noi dobbiamo guardare avanti, io dico sempre per guardare dietro c'è tempo, quindi adesso partiamo tutti con 0 punti e vediamo dove potremo arrivare.